Dopo aver visto questa mostra, mi viene a dire che questo ennesimo, 25esimo attacco di alcuni miei colleghi nei miei confronti, come dire, non vorrei che un giorno mi dovessero fare le fotografie tipo le donne afghane, perché è stato di una violenza, di una, come dire, esagerato, veramente esagerato. Cioè, nella politica ci sta tutto, nella politica ci sta la lotta tra partiti, all'interno dei partiti la lotta tra fazioni o tra correnti. Io qua correnti non mi ero accorto manco che ci fossero, infatti non ci sono. C'è questa da parte di qualcuno più giovane, questa immaginazione di dover essere prima o poi lui a comandare. Lo dico sinceramente perché mi devo aprire, prima o poi devo dire le cose per come le penso e per quelle che sono. E per cui periodicamente con alleanze variabili, a secondo chi è quello che in quel momento è scontento e lo si va a chiamare, e partono questo tipo di attacchi. Dal 1995 succede. Veramente c'è chi dice di avere il pelo sullo stomaco, io ho la moquette ormai, per cui ormai è la centesima volta che si ripete sempre la stessa operazione. E certo, sono di quelle cose che poi un minimo di amore nei confronti della politica, nei confronti del lavoro che uno fa, te lo fanno anche te lo, tranquillamente. D'altro canto io ho 68 anni. Quello che dovrebbero capire alcuni è che o pensano veramente nell'immortalità o tra un monto me ne andrò da qua, comunque non è che potrò stare qua, per cui forse la cosa migliore è che abbiano l'intelligenza di avere pazienza. Questa non è l'ennesima riunione che si è dovuta fare, ripeto, sempre con attori, una parte sempre gli stessi, ma una parte diversa, compresa la senatrice Ronzulli, Licia, che persona che guarda, ti posso dire una cosa, con cui io non avevo uno straordinario rapporto, ma che è venuta a coincidere, resasi conto lei di qual è la realtà, di qual è la situazione, mi sono ritrovato un'altra grande alleata, ma non è, cioè non è, noi non facciamo, non esiste una corrente Ronzulli, non esiste una corrente Mincichetta. Noi, essendo un partito, una volta ci divertivamo dicendo che era un partito anarchico, no, un partito dittatoriale a base anarchica, nel senso che cioè, nel partito in cui c'è Berlusconi è chiaro che non ci possono essere correnti di nessun tipo, c'è qualcuno che invece ancora continua a pensare che sia così, però io quest'anno a tutti i deputati dell'Assemblea ho fatto un piccolo dono, cosa che faccio ogni anno, quest'anno accompagnata da un biglietto per tutti, che era ricordati di essere felice. Ma io non me lo dimentico mai, io sono comunque sempre tranquillo, felice per il lavoro che faccio, per la vita che faccio, per la famiglia che ho, per gli amici che ho, per cui per quanto ogni tanto uno si possa prendere un dispiacere, ma si va assolutamente avanti. Senza...